Buonasera a tutti amici del campionato universitario, fanno l'ingresso in campo Euro Milano e Atletico Madrid, due vecchie conoscenze di questo campionato. Vediamo cosa ci regaleranno queste due squadre. Passano i saluti e si comincia tra poco. È tutto pronto per il fischio d'inizio, si parte con la battuta dell'Atletico Madrid che gestisce il primo possesso della serata. Viene in avanti Euro Milano, bello il cambio gioco dove c'è Forte che prova il mancino in due tempi, no, il pallone rimane lì e poi riesce a bloccarla Cortellini in qualche modo, se l'è cavata comunque l'estremo difensore. Attenzione, grande la giocata dentro da parte di Mori che ha cercato il filtrante e poi è stato sfortunato, ha colpito anche male il numero 5 Miano vicino al vantaggio dell'Atletico. Gestito il pallone dell'Atletico che adesso viene in avanti, il destro, c'è un fallo di mano clamoroso, adesso vediamo se il direttore di gara tirerà fuori qualche cartellino. Braccio molto largo e calcio di punizione per l'Atletico. L'arbitro però fischia solo calcio di punizione. Si è cavata qua il difensore maglia rossonera. Ranieri, lo specchio della porta è abbastanza libero. Ranieri! Che gol di Ranieri sotto al 7, 1-0 Atletico. Il pallone arriva al numero 21 che poi mette in mezzo, non trova nessuno però. Clamorosa occasione mancata per l'Euro Milano. Forte qua, ha cercato il cross, non c'era però nessuno nel mezzo. Può partire il numero 10. Allarga. Cambio di gioco intanto dell'Euro Milano. Il pallone buono dentro per Crista che la stoppa il pallone in due tempi bloccato da Cortellini. Qua poteva far meglio Crista. Serie di finte da parte del numero 8 Giuliano che poi ha provato col destro a impensierire Cortellini. Nulla da fare però. Gran finta qua da parte del numero 10 Ranieri. Ancora il numero 10, entra in aria e poi si mangia clamorosamente un gol che si era creato da solo. Tamore la spizza molto bene per Giuliano che sbaglia, ma gran giocata qua di D'Amore, non l'ha sfruttata però il numero 8 di Euro Milano. Pallone rimane lì, intanto non c'è nulla secondo il direttore di gara, poi fischia e c'è un calcio di rigore clamoroso per l'Euro Milano. D'Amore alla battuta, parte il numero 11, spiazzato Cortellini e riacciuffa quindi il pari Euro Milano 1-1. Ciao. Finisce qui la prima frazione con il pareggio allo scadere di Euro Milano. Vediamo cosa ci riserverà la ripresa. Siamo quasi alla ripresa della seconda frazione. Il pallone è di Euro Milano che ha trovato il pareggio allo scadere del primo tempo con il rigore trasformato da D'Amico e adesso sarà una battaglia. Si comincia. Crista, la battuta è grandissimo cross, il pallone rimane lì, attenzione, una serie di rimpalli e poi la traversa che accompagna il pallone fuori colpita da Vacca vicinissimo al gol del 2-1. Viene avanti l'Atletico Madrid, grande giocata di Miano che lascia sul posto l'avversario, poi carica il destro, il pallone fuori di poco, quindi Di Carlo, bella la finta di scotto di Carlo, si accentra, deve calciare, poi cerca un dribbling di troppo e adesso può ripartire. Allora l'Euro Milano con D'Amore, il pallone rimane lì, D'Amore il tocco sotto e c'è un gran gol di D'Amore, 2-1, la ribalta Euro Milano. Attenzione, ma D'Amico scarica il palo, il pallone buono per D'Amore, pardon, doppio palo ed è gol, tripletta di D'Amore. Il pallone è dentro, adesso protestano gli avversari, c'è comunque il gol convalidato dal direttore di gara, 3-1. Attenzione, il
Direttore di gara ha espulso il numero 27, Scotto Di Carlo, per proteste. Espulso dunque il giocatore dell'Atletico, che adesso dovrà giocare in 6. Attenzione all'Atletico, il tiro, pallone che rimane lì. Che grande destro di Mori, che ha sfiorato il gol del 3-2. D'Amore perde il pallone. Allora Ranieri, buono il pallone per Lauria, va sul fondo il numero 9, il tiro, e c'è la grande risposta questa volta da parte di Euromilano, dal portiere di Euromilano Poerio. Gran parata la sua. Ranieri prova al mancino e trova un'altra grande risposta di Poerio. Gran serata per l'estremo difensore di Euromilano, che sta mantenendo il risultato invariato finora. Viene in avanti Mori, poi il mancino, e c'è l'autogol clamoroso da parte di Vacca, sfortunatissimo, sicuramente incolpevole. Comunque riapre la partita con questo autogol. Attenzione a Ranieri, serie di finte del numero 10, il pallone sul mancino, la palla che sfiora il palo. Battuto, messo in mezzo, respinto D'Amore, stavolta la tiene, bravo D'Amore a servire il compagno. Adesso è tutto solo il numero 7 Montesano, aspetta D'Amore, il numero 11 ancora dentro per Montesano, e la chiude così 4-2, e la chiude quindi l'Euromilano con una grandissima azione in contropiede da parte di Montesano e D'Amore. Attenzione Mori, parte tutto, va da solo Mori, ancora il tiro, e c'è il gol clamoroso. Adesso siamo sul risultato di 4-3. Vediamo se il direttore di gara fischierà alla fine. E si conclude quindi questa gran partita. Ha vinto Euromilano, che però ha perso il suo estremo difensore per un brutto infortunio, a cui auguriamo di guarire presto.